Alleluia. Grazia, egli ci ha resi giusti ai suoi occhi e ci ha donato la certezza di ereditare la vita eterna. Gloria a Dio. Questa certezza porta un nome ed è Gesù Cristo. Alleluia. E voglio leggervi ancora qualcosa in Atti
Infatti degli Apostoli, capitolo 15, dove dice così, leggiamo Atti capitolo 15, da versetto 6, succede una questione fra la Chiesa e dice così, versetto 6, così gli apostoli e gli anziani si riunirono per risolvere la questione. All'incontro, dopo una lunga discussione, Pietro si alzò e si rivolse ai presenti in questo modo: fratelli, sapete che già da molto tempo Dio mi ha scelto fra di voi per predicare ai pagani, perché essi potessero ascoltare la buona notizia e credere. Dio, che conosce il cuore umano, confermò di accettare i non ebrei, donando anche a loro lo Spirito Santo, proprio come ha fatto con noi. Egli non ha fatto alcuna distinzione fra noi e loro, purificando i loro cuori mediante la fede. Perché dunque voi ora mettete Dio alla prova, caricando i credenti non ebrei di un peso che non siamo stati in grado di portare né noi né i nostri antenati? Noi crediamo che siamo tutti salvati nello stesso modo, per la grazia immeritata del Signore Gesù. Tutti ascoltavano in silenzio mentre Barnaba e Paolo raccontavano quali segni miracolosi e prodigi Dio aveva compiuto per mezzo di loro fra gli stranieri. Alleluia. Sta andando molto di moda oggi l'abbigliamento ebraico o ebreo. Molta gente cerca in tanti modi, e sapete, quando Paolo e Barnaba si sono presentati in Giudea perché c'erano dei fratelli che insegnavano nella chiesa, insegnavano queste parole. Capitolo 15 è il primo versetto, la parte B. Questi credenti dicevano: se non siete circoncisi come esige la legge di Mosè, non potete essere salvati. Scusatemi questa mia espressione così, ma è per dare il tono per come c'è stato sempre qualcuno che dice che per essere salvati si deve fare così, così e così. Tutti quelli che hanno sempre voluto aggiungere qualcosa alla salvezza che per grazia è immeritata, tutti quelli che hanno voluto aggiungere hanno sempre, diciamo, si sono messi sempre contro Dio. Qui Pietro sta dicendo di non mettere Dio alla prova. Non tentiamo il Signore. Ci sono persone che hanno ancora tutt'oggi questa attitudine di volere aggiungere qualcosa alla salvezza, ma la salvezza è per grazia. Naturalmente la grazia di Dio, quando entra nella nostra vita, ci fa diventare nuove creature, a vivere una vita diversa di quella che vivevamo prima. Come molti vorrebbero dire che quelli che dicono che sono salvati per grazia e hanno questa salvezza nei loro cuori sono quelli che gli si addice: possiamo fare tutto quello che vogliamo, possiamo peccare perché c'è la grazia del Signore. Tutto quello che è premeditato dispiace al Signore, tutto quello che è fatto volontariamente dispiace al Signore. Qui sta dicendo: perché dunque voi ora mettete Dio alla prova, caricando i credenti non ebrei di un peso che non siamo stati in grado di portare né noi né i nostri antenati? Pietro sta dicendo chiaramente che non sono riusciti loro a mettere in pratica tutta la legge. Ma questo è il motivo per la quale Gesù è venuto, sapendo che nessuno poteva essere salvato dalle proprie opere.
Egli è venuto nel tempo determinato da Dio per morire in croce e dare la salvezza. Dice Romani 3:24: tuttavia Dio gratuitamente, con una bontà che non abbiamo meritato, ci rende giusti e lo fa per mezzo di Cristo Gesù, che ci ha liberati dal castigo che meritavamo per i nostri peccati. Vogliamo meditare e riflettere. Ecco perché molti vogliono aggiungere, perché aggiungendo qualcosa Dio aggiungerà piaghe a coloro che vogliono mettere che per la salvezza dobbiamo mettere altre cose. Questi ebrei dalla setta dei farisei, questi credenti volevano aggiungere che i pagani, come Tito per esempio, doveva circoncidersi. La circoncisione il Signore la diede, l'Eterno la diede ad Abramo quando fece patto con lui, e come segno gli diede la circoncisione. Lui credette in Dio e Dio gli imputò a giustizia il discorso di aver creduto in lui, e gli indicò di fare la circoncisione. La circoncisione è appunto una cosa circoncisa nel prepuzio dei maschi. Le donne non possono circoncidersi, magari qualcuno dice: ah, io mi vorrei circoncidere. Non è per le donne, è per gli uomini, che a livello sanitario, a livello nella medicina, questo è un bene per quegli uomini che hanno vissuto millenni fa in quel posto dove c'era caldo, dove mancava l'acqua, dove tante altre cose, e igienicamente l'uomo era più pulito di altri che non si erano circoncisi. Ma lasciando questa situazione, i non ebrei, per essere salvati in Cristo Gesù, non solo che Gesù è morto in croce, ha pagato il prezzo per i nostri peccati, l'abbiamo letto poco fa in Romani 3:24, ha cancellato tutti i nostri peccati, ma purtroppo il suo morire in croce e il risuscitare il terzo giorno, che questa è la buona notizia. Quando noi parliamo del Vangelo stiamo parlando di questo, che Gesù è morto per i nostri peccati e il terzo giorno è risuscitato. Questo è il Vangelo che predichiamo. Bene, purtroppo, secondo questi credenti che erano nella Chiesa, non era completa la salvezza. Questi uomini dovevano passare per la legge di Mosè, si dovevano circoncidere. Ma non soltanto c'è la circoncisione, fratelli cari. Molti vorrebbero andare ancora dietro a altre usanze ebraiche che il Signore ha dato a quel popolo, e a volte noi vogliamo provare il Signore dicendo che bisogna rispettare nove luni, bisogna rispettare le feste, bisogna rispettare il sabato, bisogna stare attenti a ciò che mangiamo, perché quello che mangiamo fa male. Ma io voglio portarvi in Timoteo capitolo 4, dove io penso che questi uomini che hanno detto che si dovevano circoncidere, tutti quelli che si aggiungevano per grazia al Signor Gesù Cristo e perciò erano salvati per grazia e perciò dovevano mettere questo della circoncisione, qui la Bibbia dice chiaramente che queste persone sono stati presi da uno spirito strano. In 1 Timoteo 4 dice: lo Spirito Santo però ci dice chiaramente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla vera fede, essi seguiranno spiriti ingannatori e insegnamenti di demoni, tali insegnamenti provengono da ipocriti e bugiardi, le cui coscienze sono morte. Essi insegneranno che per sposarsi è un male e che è sbagliato,
Essi insegneranno che sposarsi è un male e che è sbagliato mangiare determinati cibi. Ma Dio ha creato quei cibi perché fossero mangiati con rendimento di grazie dai credenti che conoscono la verità. E poiché tutto ciò che Dio ha creato è buono, noi non dovremmo rifiutare nulla, ma ricevere ogni cosa con gratitudine. Sappiamo infatti che ogni cosa è resa degna della parola di Dio e della preghiera. Qua aggiungo un'altra cosa, che queste persone andranno dietro a spiriti seduttori. Sono persone ipocriti e bugiardi e la coscienza ce l'hanno morta. Ecco perché vieteranno certi cibi, insegneranno che è sbagliato pure sposarsi. Queste persone non fanno altro che cercare di aggiungere qualcosa in più, come se il Signore quello che ci ha dato è in meno. In realtà quello che il Signore ci ha dato è tanto, è grande, e noi siamo in questa sua magnifica salvezza. Io voglio leggervi qualcosa riguardo alla nostra unità col Signore in Romani. Gloria a Dio. Dice così, io leggo dal verso 5: poiché siamo stati uniti a Lui nella sua morte, la nostra unione con Gesù alla sua morte, saremo anche risuscitati proprio come lo fu Lui. Sappiamo che la nostra vecchia natura peccaminosa è stata crocifissa con Cristo. Questo ha fatto sì che il peccato perdesse il suo potere sulle nostre vite. Quindi noi non siamo più schiavi del peccato. Quando infatti siamo morti con Cristo, noi siamo stati liberati dal potere del peccato. E poiché siamo morti con Cristo, noi sappiamo anche che vivremo con Lui. Siamo sicuri di questo perché Cristo è stato crocifisso, è stato risuscitato, scusatemi, dai morti e non morirà più. La morte ormai non ha più alcun potere su di Lui. Quando Egli morì, morì una volta sola per distruggere il potere del peccato. Ma ora che vive? Vive per la gloria di Dio. Così anche voi doveste considerarvi morti al potere del peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. E poi un'esortazione che dice ancora: non permettete al peccato di avere il controllo delle vostre vite, non cedete ai desideri peccaminosi, non concedete a nessuna parte del vostro corpo di diventare strumento di male al servizio del peccato. Al contrario, donate voi stessi interamente a Dio, perché prima eravate morti, ma ora possedete una vita nuova. Vedete come l'Apostolo Paolo sta incoraggiando. Quando uno accetta la grazia immeritata del nostro Signore, la riceve nel proprio cuore, riconosce la grandezza, perché egli si è pentito di essere quell'uomo che continuava a vivere contro Dio, contro la speranza, contro la verità. Il nostro cammino, i nostri passi erano contro al suo amore. Ora che abbiamo riconosciuto, ci siamo pentiti del nostro modo di vivere, lo abbiamo ricevuto nella nostra vita come Signore e Salvatore, e noi non vogliamo ricadere o rivivere nel peccato. Noi chiediamo a Dio che ci faccia comprendere sempre di più che siamo in Lui e la nostra vita è nascosta in Lui. Gloria a Dio. Ascoltiamo Romani 5:15. Ma c'è una grande differenza fra il peccato di Adamo e il dono della grazia divina. Infatti il peccato di un solo uomo, cioè Adamo, ha causato la morte di molti, ma di gran lunga superiore è la straordinaria grazia di Dio e il perdono donato mediante l'altro uomo, Gesù Cristo. Siamo stati trasformati e lo Spirito di Dio
è quello che conferma, è la caparra della vita eterna, è diciamo che ci conferma dentro di noi che siamo e apparteniamo a Lui. Un altro verso lo leggo e poi canterò un altro canto e poi pregheremo insieme. Tito 2,11 dice: la grazia di Dio infatti è stata rivelata portando la salvezza a tutti gli esseri umani. E io questa parte di Tito 2 voglio leggere, perché il Signore ha dato la possibilità che tutti possono giungere a questa grazia di Dio. Ma la realtà è poi, dice così, e ascoltiamo la realtà. La grazia di Dio infatti è stata rivelata portando la salvezza a tutti gli esseri umani, ed essa ci insegna a rifiutare una vita senza Dio, ad abbandonare i piaceri peccaminosi. In questo mondo malvagio dovremmo vivere con saggezza, giustizia e devozione al Signore, mentre guardiamo avanti con speranza al meraviglioso giorno in cui sarà rivelata la gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Vedete? Mentre Egli parla che la salvezza è nella nostra vita, Egli ci parla pure che noi non possiamo più vivere come quelli nel vecchio uomo, a continuare nel peccato, ma una vita nuova in grazia e in Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Voglio cantare un cantico. Gloria a Dio. Vediamo se lo trovo qui. Alleluia, questo cantico. Perché Lui vive, il domani affronto. Perché Lui vive, io non temerò, perché io so che nel cammino Gesù è con me e col suo amor mi sosterrà. Solo sa
nel mio dolore, vedo la sua gloria e devo vivere solo perché mi vede Gesù. Signore, amen, gloria a Dio, avvicinatevi.